Intanto raccontaci l'azione. È stata un batti e ribatti, ho visto la palla lì, mi ci sono fiondato, sono contento perché era un gol importante perché ha sbloccato la gara, il portiere non ci è arrivato ma in ritardo, un gol importante che ci ha permesso poi dopo di fare il secondo, abbiamo sofferto ma l'abbiamo portato a casa, siamo veramente felici. Soprattutto per te personalmente, perché sei stato chiamato in causa a partita in corso per l'infortunio di Zecca, hai risposto molto bene su quella corsia, poi hai trovato il gol personale. Sì, entrare a freddo in queste partite non è mai semplice perché loro comunque spingevano molto, ti devi adattare in pochi momenti, pochi istanti, grazie all'aiuto della squadra che mi hanno aiutato con anche la voce che dal campo non sentiva perché c'era veramente tanto baccano, però dopo un po' di adattamento è andata bene. Chiudiamo così Masala, oggi avete vinto la partita che vi lancia definitivamente all'assalto del primo posto, mi spiego, dal primo posto ci siete da inizio campionato ma non eravate una favorita, da oggi avete mandato un messaggio a tutti. Noi pensiamo partita dopo partita e questo è un grande gruppo che non molla mai e che ogni partita se la gioca contro tutti, abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti e non siamo lì per caso perché è frutto del lavoro settimanale, è frutto del lavoro dello staff, di noi stessi che ogni giorno quando andiamo al campo diamo il massimo, è stata una grande risposta da parte nostra ma dobbiamo continuare così già la domenica.